La bottega di quartiere aumenta gli incassi. Per far fronte all'emergenza coronavirus, chi gestisce i piccoli alimentari ha dovuto reinventarsi, fornendo servizi in più ai cittadini. Il risultato è un aumento del 20% delle vendite, come ci racconta la titolare di un pastificio poi diventato anche gastronomia. E abbiamo cercato di soddisfare subito i nostri clienti. Clienti, anche dei nuovi clienti, perché nella zona si è spalta la voce che non facevamo consegne, che aiutavamo anche le persone, e così diciamo, delle volte anche il pomeriggio sono dovuta andare di corsa dei magazzini a prendere materiale per poter accontentare le persone le loro richieste. E le persone sono soddisfatte e infatti anche il lavoro è aumentato, sinceramente. Ci sono stati degli incrementi, cioè. Sì, direi di sì, sicuramente più del 20% rispetto a prima, anche se si è trasformato molto, come diceva mia moglie, però insomma l'incremento c'è stato. Abbiamo rimodulato l'orario, l'orario è cambiato, anzi rimanere aperti fino alle 2 e poi fino nel pomeriggio, invece facciamo adesso l'orario continuato e chiudiamo alle 3, perché poi arriviamo a quell'orario, non ce la facciamo più. Quindi voi continuerete così fino a che poi diciamo, le misure non verranno rimosse? Per il momento sì, anche perché altre novità non è sicuro che le dobbiamo fare, ma insomma per il momento ci atteniamo a queste disposizioni.